Trussardi, Trussardi, la maison, la casa, la maison del lusso piena di debiti. Trussardi, Trussardi, la maison del lusso piena di debiti, non si capisce come mai la maison del lusso sia potentemente indebitata. Guardate che io ipotesi non fingo, e la notizia la sto leggendo sul website, sul web journal Affari Italiani, è venerdì 17 marzo 2023, del 17 marzo, la notizia non è di molto tempo fa, è del 17 marzo 2023, titolo: Trussardi in crisi nera, in crisi nera, la maison del lusso schiacciata da 50 milioni di debito, da 50 milioni di euro ovviamente, poi Trussardi in crisi, ecco cosa sta succedendo al marchio di moda di lusso. Qua si parlano delle varie vicende, però la notizia più triste ovviamente è che tra le prime mosse del tentativo di risanamento, tra le prime mosse c'è la messa in cassa integrazione dei dipendenti, capito? La messa in cassa integrazione. E cosa vuol dire che i dipendenti sono andati in cassa integrazione? Cassa integrazione guadagni, vuol dire che passano alla, tra virgolette, all'assistenza dello Stato. All'assistenza dello Stato. Sì, sono pagati con l'apposito fondo, è giusto che ci sia questo apposito fondo. Ma tutti noi cittadini italiani contribuiamo a tale apposito fondo che è stato creato proprio per consentire ai dipendenti di un'azienda in crisi di continuare a percepire qualcosa per arrivare alla fine del mese. Cassa Integrazione Guadagni, l'acronimo è CIG. Ecco, sorprende tanto che questa maison del lusso, Trussardi, sia indebitata sino al collo. Bisognerebbe analizzare le cause di questo colossale indebitamento. Certo che io, per esempio, io Serafino Massoni, che sono questo signore qua, vedete? Io sono questo signore qua, ho 83 anni compiuti, a me dispiace dirlo, io però non ho fatto mai uso dei prodotti Trussardi. Ho sempre visto sulle televisioni e sui giornali delle meravigliose pubblicità. Mi pare che la maison Trussardi crei anche dei portentosi profumi che vengono chiamati alla francese parfum d'Orient, profumo d'Oriente. Io altro non so, non ho mai fatto uso, mi dispiace. Cara maison Trussardi, non ho fatto mai uso, che perché io sono semplicemente stato professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici, poi sono diventato preside di ruolo nei licei classici scientifici, e come automobili ho una piccola Toyota Aygo, che l'ho comprata nel 2012, cioè c'ha 11 anni e non mi alimento per niente. Io non so che altro dire, cari amici, la notizia è tanto triste, soprattutto per la questione dei dipendenti che sono stati messi in cassa integrazione. Queste sono le mie personali considerazioni sulla vicenda che riguarda la maison del lusso italiano Trussardi. Io ho fatto le mie personali considerazioni ed ora voi fate liberamente le vostre, cari amici. Per me la cosa più importante è che voi, cari amici, andiate in libreria e compriate una copia della Commedia dell'Imperatore, questo mio ultimo romanzo storico, perché se comprate un profumo
dopo qualche settimana il profumo è finito, invece questo vi dura per tutta la vita, capito? Usque ad morte. Ok.